Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi 30 giugno, ultimo giorno del mese, buongiorno, benvenuti e ovviamente ricordiamo santissimi primi martiri, auguri ai festeggiati. A Roma il sole sorge alle 4.39 e tramonta alle 19.48 ora solare, a Milano alle 4.37 e tramonta alle 20.16, luna che tramonta all'1.38 per levarsi alle 16.57. Proverbio di oggi, l'abito non fa il monaco. Accade oggi nel 1936, viene pubblicato Via col vento di Margaret Mitchell. Nell'attentato mafioso del 1963, noto come la strage di Ciaculli, perdono la vita 7 uomini delle forze dell'ordine. Nello stesso anno Papa Paolo VI è l'ultimo pontefice ad essere incoronato con la tiara. E ancora la Germania Est e la Germania Ovest nel 1990 uniscono le loro economie. 4 anni dopo, nel 1994, avviene un incidente aereo a Tolosa. Un Airbus A330 precipita durante il volo di collaudo. Muoiono le 7 persone a bordo, tra cui il capo collaudatore e 2 piloti Alitalia. La sonda Cassini entra nel 2002 nell'orbita di Saturno, 3 anni dopo nel 2005 il Parlamento spagnolo approva la legge che consente alle coppie omosessuali di sposarsi e di adottare bambini. Nel 2009 un Airbus A310 della compagnia Imania Air con a bordo 153 persone precipita nell'oceano indiano a largo delle isole Comore fra Mozambico e Madagascar. I nati di oggi, Eleonora Bagnato, ballerina italiana, Silvio Orlando, attore italiano, Ralf Schumacher, pilota di Formula 1 tedesco, Mike Tyson, pugile americano. Frase aforisma, in tempo di carestia, pane d'orzo, lo diceva Giovanni Verga. E io mi fermo qui, un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati, torniamo come sempre domani 1 luglio e un saluto affettuoso per voi, ciao! L'Almanacco torna domani.